per forza di cose anche molto fisico, ma non tutti lo possono permettere. Cioè, io ho uno scambio fisico a metà, Marcello c'ha uno scambio fisico totale, perché ovviamente c'è chi ha uno scambio quasi esclusivamente virtuale, però comunque ti puoi permettere di vivere la tua, di fare la tua. Poi, come volete porre il problema dell'IMU? C'è una domanda che voi faranno tutti, ma anche se Grillo ha pensato correttamente, secondo me, a spalmarlo. Io le do la mia risposta. Alemanno intanto si sta vendendo una cosa che non si facciamo perdere Alemanno. Io le dico la mia risposta, intanto per cominciare l'IMU si decide a livello nazionale, il comune può operare solo sulle addizionali, più 0,2 meno 0,2. Parlate con questo. Quindi, aspetta. Ma perché anche tu mi hai mancato, avvocato. Vabbè. Ciao. Okay. Sì, carissima. Sì, lo so, ci sto parlando. Alemanno può operare solo sul più 2 o meno 0,2, quindi non può dire di meno. Inoltre si sta vendendo una cosa che non si può vendere, perché Alemanno ha peggiorato i conti di 1,07 miliardi. Ci quest'anno attiviamo con un disavanzo di meno 200 miliardi. Quindi parlare solamente di uno significa dire, tanto per cominciare, da una base decisa a livello nazionale. Secondariamente, se vuoi ridurre l'IMU, devi prima operare un taglio di costi. Il comune di Roma è un comune che costa. Se incassa 150 lo spendo per farlo passare, sì. Giorgio, in una pletora di costi, in un'enormità di rivoli, vorremmo parlare di ATAC, della gestione delle società municipalizzate, quindi prima riduci i costi, poi puoi seriamente dire riduco ma le addizionali, quindi lo 0,2 che applica il comune, che lui pure ha aumentato, perché da 0,4 siamo passati a 0,5, questo significa parlare seriamente. Io non lo so, però io ho sentito, peraltro su un Senese, su un Desena, e Grillo conosce. Ho visto che lui mi accennava un'altra cosa, mi accennava una spalmatura di abolizione, riferimento all'abolizione sul generalizzata. Ma parliamo di nazionale, cioè quindi di quello che poi deciderà Roma, di una nazionale. Certo. Okay. Roma. Si abolisce sulla prima casa, la si riduce al minimo, perché in tutta Europa c'è un minimo, e poi la si spanna sulle seconde, sulle terze, ovviamente colpendo anche banche e costruttori. È lì dove non funziona, perché quello non lo vuole nessuno, né la destra, né la sinistra e neanche svariati 5 Stelle. È vero, lasciamo è vero. Perdere quelle delle mie romagne. Le imprese che pagano una cifra esagerata. Le imprese, io per esempio un piccolo locale, 90 metri quadri, pago 2.000 euro all'anno di IMU. L'affitti? No, ma anche affittato, 7.000 euro. Non so, ma se si affitta, ricavo un cespite. Ah, sì, certo. Se non l'affitta. Sì, no.